una fiera per creare opportunità di lavoro per gli agenti di commercio e soprattutto per ribadire il ruolo della categoria. Oggi siamo in questa cornice che è il Forum Agenti, che è proprio l'incontro tra domande e offerte di lavoro dedicata agli agenti di commercio. Purtroppo la crisi che da un decennio attanaglia la nostra categoria ha colpito veramente, ha mietuto vittime nell'ordine diverse decine di migliaia di lavoratori che per l'appunto hanno perso il posto di lavoro. Quindi al di là delle formule che tra sindacati e istituzioni verranno individuate per migliorare questa situazione, noi ci poniamo come attori attivi e quindi proponiamo questa fiera dove per l'appunto ditte preponenti, agenti di commercio si trovano per trovare delle soluzioni al mercato del lavoro, per trovare nuove opportunità lavorative per quanto riguarda gli agenti di commercio, per offrire altrettante opportunità lavorative alle ditte preponenti. È l'ora, una volta per tutte, di far capire alle istituzioni che rappresentiamo non solo una notevole fetta del PIL, perché il 70% del PIL nazionale è intermediato dagli agenti di commercio, ma siamo una vera e propria forza, perché siamo 230.000 lavoratori attivi e quindi chiediamo e meritiamo rispetto. E la CISAL per la prima volta ha dei rappresentanti dentro Enasarco, l'ente di previdenza della categoria. In questo comparto la CISAL è uno dei primi sindacati. Abbiamo visto le ultime elezioni per il consiglio d'amministrazione, dove abbiamo portato il risultato di 7 in assemblea e 2 in consiglio d'amministrazione. Quindi quando poi alla fine si vota in maniera democratica si vede che ha i numeri e che ha la rappresentatività. Proprio dentro Enasarco l'impegno è rivolto alla tutela delle pensioni degli agenti di commercio. Il sistema Enasarco è un sistema che per tanti anni è stato oggetto di diverse critiche. La speranza e l'auspicio è quello che la nostra presenza riesca a tutelare meglio le pensioni della categoria.